Buongiorno, benvenuti al webinar di oggi che sempre per il progetto Delivery Union Internazionale sarà condotto dalla dottoressa Benedetti che ci presenterà la semplificazione nell'ambito del PNRR. Passo la parola alla dottoressa Benedetti per i lavori. Vi ricordo che potete scrivere in chat domande e osservazioni e ci vediamo in chiusura per i saluti. Grazie. Allora, grazie mille, scusate veramente per il disagio, purtroppo abbiamo provato a trovare una postazione migliore, ma insomma questo è quello che passa il convento. Allora, dunque, parliamo oggi di un tema a noi tutti caro, ovvero la semplificazione nell'ambito del PNRR. Dunque, intanto una premessa metodologica. Questo webinar non è finalizzato tanto alla descrizione di singole misure di semplificazione, a cui invece i precedenti webinar hanno cercato di dare una risposta, quindi webinar che hanno descritto nel dettaglio misure adottate principalmente attraverso lo strumento normativo per semplificare le procedure amministrative. Quanto piuttosto è finalizzato a dare una prospettiva generale di quello che è stato fatto per poi individuare quali sono i fattori abilitanti propri che caratterizzano diciamo, le scelte compiute nel PNRR e quali sono le trappole che bisognerebbe, perlomeno all'avviso di chi parla, evitare per assicurare che finalmente una politica che è ricercata da più di 30 anni possa effettivamente essere portata a termine. Dunque, il motto che diciamo, troverete poi in tutte le mie slide è semplificare, sempre semplificare, fortissimamente semplificare. Ovvero, non si è mai smesso in realtà di parlare di semplificazione. Non c'è stata organizzazione internazionale, sovranazionale, politico, commissioni, parlamentari, studiosi che non hanno toccato il tema e non hanno sollevato il rapporto strettamente connesso tra una burocrazia semplice e un rilancio della competitività del nostro paese. Se questo motto, diciamo così, è sempre stato caratterizzato, appunto, come vi dicevo, almeno gli ultimi 20 anni, se non addirittura 30, ovvero da quando è stata introdotta la legge generale di semplificazione, la legge generale sul procedimento amministrativo che dedica un capo appositamente agli strumenti di semplificazione, è altrettanto vero che gli ultimi 2 anni ha riportato il tema, diciamo, ha fatto esplodere ancora di più il tema. Allora, quindi vi dicevo, il tema appunto è stato esploso di nuovo a causa del fenomeno della pandemia e quindi degli effetti prodotti dalle misure di contenimento della pandemia. E soprattutto per rilanciare la crisi economica che ha fatto seguito alla stessa crisi pandemica. Diciamo che la crisi pandemica ha di fatto portato in evidenza tutti i problemi della pubblica amministrazione, tutti i deficit della pubblica amministrazione e quindi tutti quegli aspetti che una strategia organica di riforma della pubblica amministrazione, nell'ambito della quale è possibile ricondurre gli strumenti di semplificazione, devono essere ricondotti. E questa consapevolezza ovviamente la ritroviamo all'interno del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza.
Ecco, ho provato a spegnere la webcam, vediamo se le cose vanno meglio. Quindi dicevo, nell'ambito del PNRR, questa esigenza, questa urgenza di dover appunto semplificare, sempre semplificare, la ritroviamo. Se contate i lemmi associati alla parola semplificazione, quindi quelli che si sommano a semplificazione, semplificare, semplificazione, la parola compare ben 136 volte e addirittura 3 volte di più della parola innovazione. In che modo si parla di semplificazione nell'ambito del PNRR? Se ne parla in diverse modalità, ovvero si parla di semplificare le complessità autorizzatorie, si parla di semplificare e razionalizzare la legislazione, si parla quindi di semplificare norme e procedure, di semplificare anche mediante l'eliminazione di adempimenti non necessari, semplificare per reingegnerizzare o ancora uniformare le procedure. Si parla di introdurre interventi urgenti di semplificazione, quindi non solo a carattere trasversale, ma anche settoriale. E si parla di eliminazione di adempimenti non necessari. Vedete, tutti i concetti, come dire, che abbiamo tutti noi ascoltato sicuramente più volte, abbiamo letto in diverse misure normative adottate negli ultimi anni. Quindi i concetti a cui diciamo, risponde questa logica sono quelli di dover semplificare sia l'aspetto normativo quanto l'aspetto procedimentale e di semplificare attraverso come dire, interventi urgenti. Quindi la logica che ancora prevale all'interno di questa strategia di semplificazione e a maggior ragione è prevalsa a seguito dello scoppio della pandemia, è quello di associare la semplificazione all'urgenza degli stessi strumenti. L'urgenza che ovviamente si associa anche al tipo di strumento legislativo utilizzato, che è quello del DL. Diversi sono gli ambiti di operatività nell'ambito del quale la semplificazione si estrinseca secondo quanto previsto nel PNRR. Quindi la semplificazione infatti non solo a carattere trasversale, ci dice il PNRR, ma anche settoriale, quindi bisogna semplificare le procedure previste negli ambiti della giustizia, quindi con riferimento agli atti processuali, le notificazioni e all'attività in generale dei consigli giudiziari, le procedure concorsuali, quindi le procedure necessarie a selezionare il personale operante nell'ambito della pubblica amministrazione. Le procedure per lo scambio di dati e informazioni tra le pubbliche amministrazioni, che sono uno dei nodi fondamentali, essenziali per garantire una delle leve necessarie per garantire la semplificazione, che è rimasta anche questa per lungo disattesa, nonostante ci fossero da tempo le condizioni, perlomeno sul piano normativo, per realizzarle, le procedure autorizzatorie e le procedure in materia di appalti. E, come vedete, si tratta di aspetti diversi, alcuni dei quali riconducibili, quelli che sono definiti come riforme di contesto o abilitanti, ed altri invece riconducibili nell'ambito delle riforme settoriali di cui si compone sempre il PNRR. Vedete, infatti anche qui ho riportato i diversi settori regolatori che sarebbero, secondo il PNR, che dovrebbero essere interessati alla semplificazione. Quindi troviamo il fisco, gli appalti, l'ambiente, l'edilizia, la giustizia e le rinnovabili. Le rinnovabili sono un aspetto, come dire, fondamentale ed è molto attenzionato, soprattutto, come dire, negli ultimi mesi, da parte di tutti gli interlocutori presenti nell'ambito del governo, perché ovviamente le rinnovabili sono legate agli obiettivi per il 2030 contenuti nell'ambito del Piano Nazionale Integrato per l'Energia e il Clima,
ovvero il PNIEC, che prevede il progressivo processo di phase out dal carbone, e che però a seguito dei drammatici interventi e degli accadimenti anche internazionali, ha posto di nuovo l'attenzione, pone con un'estrema urgenza l'attenzione all'utilizzo di questi strumenti, proprio anche per renderci meno vincolati diciamo, alle risorse straniere. Diverse sono anche le finalità che, secondo il PNRR, la semplificazione deve perseguire. Ve l'ho riportate anche qui solo alcune di quelle che è possibile diciamo, individuare. Quindi, per esempio, garantire il rafforzamento della capacità amministrativa, assicurare l'efficace attuazione degli investimenti previsti dal PNRR, ridurre oneri e tempi per cittadini e imprese, addirittura smaltire l'arretrato di pratiche che si sono accumulate nell'ambito del Ministero della Giustizia, velocizzare alcune specifiche procedure amministrative che sono propedeutiche all'implementazione del PNRR e abbattere le barriere che fino ad oggi, quindi di tipo burocratico, relativi agli investimenti di tipo pubblico e privato. Quindi se diciamo all'interno del PNRR la semplificazione è riconducibile innanzitutto all'interno delle riforme di contesto e alle riforme di tipo orizzontali, quindi si tratta di riforme che tagliano trasversalmente tutti i settori che diciamo, vengono ricondotti alle sei missioni di cui si compone il PNRR. Nell'ambito delle riforme di contesto, vi ricordo, sono ricondotte la pubblica amministrazione e la giustizia, mentre tra le riforme orizzontali troviamo la semplificazione della legislazione e la promozione della concorrenza. In particolar modo nell'ambito della riforma della pubblica amministrazione, quindi nell'ambito della riforma di contesto, il Dipartimento della Funzione Pubblica ha predisposto la sua strategia di rinnovamento della pubblica amministrazione. E lo ha fatto attraverso diciamo, la definizione di quattro come dire, direttrici principali che sono sintetizzati secondo l'alfabeto della riforma della pubblica amministrazione, quindi secondo le lettere A, B, C e D del nostro alfabeto. A, che sta per accesso alla pubblica amministrazione, B, come buona amministrazione, C, come competenze e D, ovviamente, come digitalizzazione. Quindi queste sono le quattro direttrici secondo cui il Dipartimento della Funzione Pubblica bisogna orientare, quindi secondo la Presidenza del Consiglio, bisogna orientare la riforma della nostra pubblica amministrazione. E in che modo quindi è possibile declinare diciamo, queste direttrici? Innanzitutto, per quanto riguarda l'accesso alla PA, snellendo, quindi semplificando, rendendo più efficaci ma anche più veloci e mirate le procedure di selezione per favorire il ricambio generazionale necessario a seguito del superamento del blocco del turnover che ha caratterizzato l'ultimo decennio, anzi di più direi, del nostro diciamo, sistema amministrativo italiano. B sta per buona amministrazione e quindi fa riferimento esplicito all'attività di semplificare norme e procedure. C sta per competenze, ovvero la necessità di allineare le conoscenze, le capacità organizzative del personale che lavora presso la pubblica amministrazione alle nuove esigenze del mondo del lavoro di un'amministrazione moderna. Quindi è necessario garantire e rilanciare un investimento sul personale, sulle risorse umane, per garantire che ci siano le professionalità necessarie appunto a garantire l'adeguamento della pubblica amministrazione
adattazione alla modernità del mercato e nell'ambito del quale la stessa pubblica amministrazione si muove. Mi rendo conto che parlare di questo oggi, in cui abbiamo impiegato un'ora per trovare una postazione diciamo più o meno decente per poter fare questo webinar, è un po' paradossale, però come dire, distinguiamo tra quello che come dire, le intenzioni dai fatti, anzi partendo proprio dai fatti, questa è la dimostrazione, come dire, che serve servono come dire, degli investimenti seri su tutti gli aspetti, compresi gli strumenti e quindi anche rispetto alla digitalizzazione, che è l'ultimo punto delle quattro direttrici di riforma indicate nell'ambito del PNRR. Come vi dicevo in precedenza, la semplificazione nell'ambito del PNRR non è solo appunto riconducibile alle riforme della pubblica amministrazione, alla semplificazione normativa e procedimentale, che appunto come riforme orizzontali o abilitanti che tagliano trasversalmente tutte le missioni, ma la possiamo ritrovare anche nell'ambito all'interno di ciascuna delle missioni, delle sei missioni che si in cui si concretizza il PNRR. Ed in particolar modo faccio riferimento alla missione 1 e 2, in cui c'è la missione 1 dedicata alla digitalizzazione, l'innovazione, la competitività, la cultura e il turismo, quindi uno degli aspetti più rilevanti diciamo, in questa missione è l'azione di semplificare la banda ultralarga, quindi ecco qui parliamo ancora appunto di questo, diciamo, di questo aspetto essenziale, che è quello di garantire la connessione e l'interoperabilità, che è quindi, a sua volta propedeutico a garantire l'interoperabilità tra le varie banche dati delle amministrazioni, mentre nell'ambito della missione 2, dedicata alla rivoluzione verde, la transizione ecologica, l'aspetto che la fa da padrone è sicuramente la semplificazione delle procedure FER, ovvero le procedure dedicate alle autorizzazioni finalizzate ad autorizzare, scusate il giro di parole, gli impianti da energie rinnovabili, a prescindere dalla tipologia di energia rinnovabile, quindi a prescindere che si tratti di eolico, solare, biomasse o quant'altro. Quindi, e questo, come vi dicevo poc'anzi, è sicuramente l'aspetto più all'attenzione degli ultimi giorni. Non a caso è in conversione il DL17, che dedica tutta una parte di ulteriori misure di semplificazione proprio su queste procedure. Allora, se questo è quello che ci dice appunto la riforma della nostra pubblica amministrazione, quello che ci dice il PNRR sulla riforma della pubblica amministrazione, possiamo sicuramente fare un primo bilancio d'insieme, ovvero dalla lettura di questi quattro elementi possiamo dire che l'impostazione che sembra essere privilegiata è quella dedicata alle risorse umane, cioè la scelta compiuta dal governo è quella di rilanciare con prepotenza e mettere al centro dell'attenzione le professionalità, quindi il personale che opera all'interno della pubblica amministrazione. Questo sicuramente è un elemento interessante ed è un elemento da un lato necessario, appunto perché bisognava superare la debolezza della capacità amministrativa che caratterizza il nostro ordinamento giuridico e che è stato più volte evidenziato. Penso soprattutto alle raccomandazioni della Commissione europea, che ogni anno hanno indicato di lavorare sulla capacità amministrativa. Penso a tutto l'impegno che la Commissione europea ha messo nell'ambito del PON 2014-2020 e che è proprio dedicato è stato appositamente dedicato al rafforzamento della capacità amministrativa. E penso alla necessità, come dicevamo prima, di dover adeguare la
professionalità presenti all'interno della pubblica amministrazione ai cambiamenti che nel frattempo sono intervenuti nel mercato e nella società. Del resto, come vedete in questa slide, ho riportato il blocco del turnover intervenuto almeno nell'ultimo decennio, ha bloccato il ricambio generazionale e quindi vedete se si esclude il comparto della scuola, che è forse il comparto tra l'altro anche più significativo dal punto di vista numerico, l'età media dei dipendenti pubblici è di 50 anni, il che non è, come dire, mentre il 16,3% ha più di 70, di 60 anni, mentre solo il 4,2% ne ha meno di 30. Quindi, questo, diciamo, all'interno di questo quadro, il governo sceglie di puntare sulle risorse umane. Lo fa attraverso, sicuramente alle lettere A, C e in parte anche D, nel senso lo fa attraverso l'accesso, quindi garantendo, degli strumenti più veloci, più flessibili, adeguati per selezionare per far accedere appunto nuovo personale all'interno della pubblica amministrazione, anche superando l'idea generalista, cioè quella di reclutare figure diciamo generaliste e integrare questa necessità con invece il reclutamento di figure già specializzate in determinati settori. Pensiamo ad esempio a tutta l'importanza che ha la gestione dei fondi europei, che già si aveva in precedenza, ma che è diventata anche questa, ha assunto dimensioni esponenziali proprio a seguito dell'adozione del PNRR. Quindi l'esigenza di integrare queste diverse finalità ha fatto sì che dovessero essere integrati gli strumenti ordinari con degli strumenti più nuovi e più veloci, anche appunto, vi dicevo, per selezionare professionalità ad hoc. Ma anche la C, quella dedicata alle competenze, sicuramente mette al centro dell'attenzione il personale, perché è evidente che non è importante solamente acquisire nell'immediato le professionalità, sia in termini numerici, quindi sia in termini quantitativi che in termini qualitativi rilevanti per le diverse pubbliche amministrazioni, ma è necessario anche rilanciare un programma di aggiornamento continuo dei dipendenti pubblici, che invece anche questo a causa in realtà delle politiche di spending review, che poi erano alla base anche del blocco del turnover, avevano ridotto ai minimi termini appunto gli aggiornamenti del personale. E, quindi la competenza intesa come continuo aggiornamento da parte del personale, ma anche come individuazione di strumenti nuovi per condividere la competenza, partendo dal presupposto che spesso all'interno delle amministrazioni, o meglio, partendo dal presupposto che le nostre amministrazioni presentano diversi livelli di capacità amministrativa, perché ovviamente si inseriscono all'interno di diversi contesti organizzativi e culturali e molti di questi contesti hanno in realtà presentano anche delle eccellenze, cioè non è tutto negativo, anzi ci sono moltissime realtà in cui si lavora bene, si lavora nei tempi ed è importante quindi introdurre degli strumenti di condivisione delle conoscenze che superino un po' la logica della consulenza esterna, no? Che è quello del supporto dall'esterno, ma che valorizzino appunto le competenze già esistenti all'interno di strumenti di condivisione delle conoscenze finalizzate a quello che viene, utilizzando un inglesismo, definito come empowerment, quindi, come dire, costruzione progressiva delle competenze anche attraverso lo scambio delle esperienze maturate da ciascuna, dalle amministrazioni più virtuose.
Se questo quindi ci dice diciamo la riforma secondo le lettere dell'alfabeto generale della pubblica amministrazione, quindi abbiamo detto la scelta in prima battuta di mettere al centro dell'attenzione le risorse umane, questo non significa che, appunto, come dicevamo all'inizio, che la semplificazione non abbia un ruolo diciamo, di primo piano. Tutt'altro, abbiamo detto che la lettera B in termini di buona amministrazione è quella de che declina in concreto proprio alla semplificazione, sia diciamo, nelle due prospettive di tipo normativo e di tipo procedimentale. A questo punto cerchiamo di capire quali sono i progetti nell'ambito del quale il PNRR ha declinato l'obiettivo di semplificare l'azione amministrativa. Allora, troviamo quattro progetti essenziali, che sono la creazione di una task force temporanea di circa 1.000 professionisti a supporto delle amministrazioni pubbliche, la semplificazione e la standardizzazione delle procedure, la digitalizzazione delle procedure dei SUAP e di SUE, e il monitoraggio e comunicazione delle azioni di semplificazione. Allora, si tratta quindi di quattro linee d'azione, una delle quali è già stata portata a termine, ovvero la prima, la creazione di una task force temporanea, che tra l'altro il cui obiettivo è stato inserito anche all'interno delle milestone del PNRR, che come sapete sono quegli obiettivi il cui raggiungimento subordina il rilascio delle tranche di finanziamento, quindi la cui importanza, la cui rilevanza appunto è ritenuta talmente tanto essenziale appunto da condizionarlo al rilascio dei finanziamenti. Vediamo, senza entrare diciamo, nel dettaglio specifico di questi interventi, quello che mi interessa invece condividere con voi è il fatto che si tratta di linee d'azione che sono state di fatto riprese dall'agenda per la semplificazione 2020-2023 predisposta dal Dipartimento della Funzione Pubblica, agenda che è stata rilanciata dal DL 76 e approvata in conferenza unificata il 23 novembre 2020 e che è in corso di ulteriore aggiornamento. Il lavoro particolare predisposto dall'agenda, o meglio, il lavoro di condivisione che è sotteso alla redazione dell'agenda per la semplificazione, che è un lavoro fatto di condivisione con le amministrazioni e con le associazioni imprenditoriali in particolar modo, quindi come dire, costruire un percorso di interventi condiviso, che sia quindi anche condiviso non solo negli obiettivi ma anche nelle modalità di realizzazione, ha sicuramente consentito al governo di trovare più facilmente delle iniziative che già avessero una validazione, che trovassero già una validazione da parte appunto delle amministrazioni e delle associazioni imprenditoriali. E quindi sono state portate anche all'interno del PNRR assumendo una rilevanza strategica fondamentale. Quindi diciamo, in questa slide trovate riportato che le tre, in particolar modo le prime tre linee d'azione che vi avevo riportato qua, quindi la creazione della task force, la semplificazione e standardizzazione delle procedure e la digitalizzazione delle procedure riconducibili al SUAP, quindi lo sportello unico per le attività produttive e lo sportello unico edilizia. In realtà corrispondono a tre azioni che trovate nell'ambito dell'agenda per la semplificazione 2020-2023, ovvero il catalogo dei procedimenti e l'azione 1.1, la semplificazione e digitalizzazione dello sportello unico per le attività produttive, secondo l'azione 3.3 dell'agenda, e infine la selezione di esperti a supporto delle
amministrazioni regionali contenute nell'azione 2.1 dell'agenda. Quindi quello che volevo rilevare è appunto l'osmosi che si è andata a realizzare tra l'agenda per la semplificazione e il PNRR, sfruttando appunto la modalità e la tecnica attraverso il quale l'agenda è stata realizzata. A questo punto, ed è questo il cuore, diciamo, del mio intervento, è cercare di capire quale strategia di semplificazione si sta adottando in questo momento, preciso momento storico. Ovviamente sono delle riflessioni del tutto personali che possono essere, come dire, più o meno condivisibili e sono solo alcune come dire, degli aspetti di una riflessione molto più ampia e di cui insomma sarebbe interessante avere anche un confronto con quanti sono interessati, diciamo, sono rimasti innanzitutto, quindi nonostante le varie difficoltà, e che fossero interessati appunto a scambiare il loro punto di vista. Dunque, quali sono, secondo, a mio avviso, gli elementi di questa strategia di semplificazione? Io ne ho individuato quattro in particolare, ovvero l'utilizzo prevalente dello strumento normativo, l'assenza di una struttura di coordinamento a livello centrale a presidio della semplificazione e l'adozione di norme che io ho definito di rassicurazione, cioè di norme che rassicurano il personale che opera in concreto nell'ambito della ad utilizzare, ad applicare effettivamente in concreto gli strumenti che già il legislatore ha introdotto. Ed infine quella che è stata definita da alcuni autori, da alcuni autori come l'ossessione dei termini procedimentali. Allora, innanzitutto vedete che si tratta di strumenti che perlomeno 3 su 4 sono riscontrabili non solo in questa fase di semplificazione, ma anche potremmo dire, se facciamo un momento locale a quanto accaduto negli ultimi 20 anni, sono sicuramente delle osservazioni che noi potremmo tranquillamente riferire anche ad altre fasi della strategia di semplificazione. Quindi una prima osservazione è che in realtà non c'è molto di nuovo su questo aspetto. Quindi andiamo a vedere come ho diciamo, riportato questi aspetti. Allora, partendo dall'utilizzo prevalente dello strumento normativo, è cosa ormai nota, stranota, arcinota, che ci piace adottare le norme, cioè, ci piace pensare che attraverso lo strumento normativo si possa incidere sull'azione amministrativa. Ci piace pensarlo, ci piace ovviamente, o meglio, piace pensarlo ai nostri politici. E gli piace pensarlo perché sicuramente l'intervento normativo è l'intervento che più spendibile dal punto di vista di comunicazione, cioè la scrittura di un, soprattutto quando parliamo di un DL, quindi di un disegno di legge, la cui necessità e urgenza fa sì che debba essere, come dire, venga predisposto dal governo e quindi sia anche predisposto molto velocemente, e come vi dicevo all'inizio, ormai la semplificazione viene utilizzata solo attraverso questi strumenti, a maggior ragione nell'ultimo biennio, quando effettivamente le condizioni di necessità e urgenza si sono presentate. L'utilizzo e il ricorso dello strumento normativo non ha più trovato un contenimento, tutt'altro. Solo per farvi un riepilogo generale, vi ho riportato qua le norme, ho selezionato solamente appunto i disegni di legge adottati solamente nel corso di un anno, ovvero il 2021, e vi ho riportato qua i DL che presentano misure, al loro interno misure di semplificazione. Quindi vedete che sono 2, 4,
6, 8, 10. In un anno ci sono, e solo con riferimento ai DL, 10 DL che parlano di semplificazione, tra cui il DL 77, che sicuramente è diciamo, quello che dedica più spazio di tutti alle semplificazioni, essendo appunto dedicato alla governance del PNRR e alle misure di semplificazione che si vanno ad aggiungere al DL 70 del 2020, dedicato appunto, detto anche DL Semplificazione 1. Quindi, come dire, il legislatore si è dato particolarmente da fare e lo ha fatto appunto ancora nella convinzione che l'utilizzo dello strumento normativo sia lo strumento più efficace per raggiungere l'obiettivo. In realtà sono noti, così come è noto da tempo, la complessità normativa e quindi il fatto che queste norme continuino ad aggiungersi e quindi a rendere più complicato il contesto, il nostro ordinamento giuridico, sono altrettanti noti da tempo i rischi che derivano dall'eccesso normativo. E tra questi rischi me ne ricordo tre in particolare, ovvero l'aumento sproporzionato e ridondante degli obblighi in capo alle pubbliche amministrazioni, cioè come dire, il fatto di continuare ad introdurre norme e il fatto che anche ci sia, e poi si ricollega ad un concetto che adesso diciamo, andrò per dire, che è il secondo aspetto, cioè l'assenza legata all'assenza di una cabina di regia stabile a presidio della semplificazione. Quindi il fatto che ciascuna amministrazione può adottare misure di semplificazione e considerando il fatto che, come voi ben sapete meglio di me, le procedure in realtà e le procedure complesse, che sono quelle che richiedono maggiormente gli strumenti di semplificazione, sono procedure che coinvolgono diverse amministrazioni. Quindi, come dire, quando si richiede alle diverse amministrazioni di semplificare, ciascuna può semplificare riguardo alla propria prospettiva di un unico procedimento, quindi significa che su un unico procedimento, in parole semplici, possiamo trovare diverse misure di semplificazione che possono non parlarsi l'una con l'altra o possono non tener conto del fatto di cosa è stato già deciso in un altro contesto normativo o che introducono o reintroducono strumenti già previsti o che complicano ulteriormente gli obblighi che vanno a gravare sulle pubbliche amministrazioni. Qui vi ho riportato un caso, non vi ho messo qual è il numero del DL, questo deve essere secondo me il 17 del 2023, 22, scusate. E non l'ho scritto, in cui con riferimento al piano integrato di attività e organizzazione, quindi a quello che viene definito il PIAO, che è uno degli ultimi obblighi informativi che è interessante, seppur interessante dal punto di vista della prospettiva, che è quella appunto di unificare all'interno di un unico strumento programmatico tutti i vari aspetti, produce sicuramente un nuovo obbligo in capo alle pubbliche amministrazioni, che è quello appunto di dover capire come organizzare questo strumento. Tra i vari aspetti che con il DL 17 devono essere definiti all'interno del PIAO, l'articolo 6 inserisce l'elenco delle procedure da semplificare e reingegnerizzare ogni anno, anche mediante il ricorso alle tecnologie sulla base delle consultazioni degli utenti, nonché la pianificazione delle attività, inclusa la graduale misurazione dei tempi effettivi di completamento delle procedure effettuate attraverso strumenti automatizzati. Perché vi ho riportato questa disposizione? Perché secondo me questa disposizione è particolarmente interessante, perché rileva tutti gli aspetti e tutti i rischi di cui parlavamo poc'anzi, ovvero innanzitutto il fatto che si debba introdurre per legge e attraverso, come dire, trasformarlo come un obbligo a cui la pubblica amministrazione deve adempiere
perché diventa un elemento contenuto all'interno del piano, del PIAO, scusate, quello dell'elenco delle procedure da semplificare. Quindi, come dire, il legislatore chiede all'amministrazione di programmare e di inserire l'obiettivo di semplificazione, che dovrebbe essere un obiettivo permanente e che dovrebbe guidare sempre l'azione amministrativa e quella del legislatore, diventa un obbligo di puntuale da inserire all'interno del PIAO. Ora, io capisco la finalità e questo sarebbe particolarmente, potrebbe trovare un ottimo riscontro se si legasse ad una capacità generale del nostro governo di programmare gli interventi normativi. Noi, a differenza di quanto accade in altri ordinamenti giuridici, sicuramente molto meno complessi del nostro, ovviamente il punto di riferimento è l'Inghilterra, ma in altri ordinamenti giuridici si programma. Si programmano gli interventi normativi, cioè si fa un piano di attività degli interventi normativi, fatta eccezione per quelli che veramente rientrano nelle condizioni di necessità e urgenza, e quindi se ci fosse quella programmazione a livello, normativo, quella potrebbe essere a cascata, potrebbe poi finire a riflettersi anche in una programmazione più di dettaglio di tipo amministrativo. Sicuramente condivisibile però è l'obiettivo, perché è quello appunto di ricordare e di imporre alle pubbliche amministrazioni di semplificare le proprie procedure mediante il ricorso della tecnologia e sulla base delle consultazioni, tralasciando il discorso delle consultazioni mediante il ricorso della tecnologia. Anche qua, in realtà, il ricorso alla tecnologia è una richiesta che nel nostro ordinamento giuridico è presente da moltissimi anni. Il problema legato a quello che dicevo prima è che non solo non si fa una programmazione di lungo respiro con rispetto ai settori prioritari di intervento, ma spesso si introducono delle norme appunto con una finalità precisa come quella di ricorrere alla tecnologia o di incentivare la tecnologia, di utilizzare strumenti ICT, ma poi queste finalità non vengono accompagnate in modo duraturo da impegni anche finanziari necessari per sostenere queste necessità. Questo significa e ritorniamo un po' al concetto che dicevo prima, ovvero quello del fatto che le amministrazioni presentano diversi livelli di capacità amministrativa, significa che spesso questi strumenti sono stati adottati in autonomia dalle singole amministrazioni, in particolar modo dalle amministrazioni regionali, che soprattutto quelle più virtuose, anche in termini di capacità organizzativa e capacità di spesa, hanno adottato propri strumenti tecnologici che però paradossalmente oggi producono a finire, producono un effetto paradossale che è quello di complicare gli interventi previsti a livello statale, ovvero quando il legislatore si trova nelle condizioni di poter, anche finanziarie, di poter introdurre degli strumenti unici omogenei sul piano nazionale, deve tener conto del fatto che negli anni passati le altre amministrazioni si sono organizzate e quindi si pongono poi dei problemi di gestione della complessità derivante appunto dal fatto che le nostre amministrazioni sono a geometria variabile, quindi vanno a velocità diverse e presentano diversi stadi evolutivi. Infine, si fa riferimento alla graduale misurazione di tempi effettivi di completamento delle procedure. Questo è un esempio di disposizione ridondante, nel senso che il concetto di misurare i tempi,
In alcuni casi si parla di tempi medi, in altri casi si parla di tempi effettivi, ma è stato introdotto a partire dal 2009 con la legge 69, che andava a modificare l'articolo 2 della legge generale sul procedimento amministrativo. E tra l'altro questo obbligo lo ritroviamo anche all'interno del decreto legislativo 33, che è quello che disciplina gli obblighi che devono essere pubblicati. Quindi questo è un esempio, appunto, come vi dicevo, e da ultimo, nel senso che appunto è recentissima questa disposizione, di norma che in qualche modo cerca di ribadire concetti che già sono stati introdotti nel nostro ordinamento o ribadisce strumenti che dovrebbero già essere digeriti, passatemi il termine, da parte delle varie amministrazioni, sia statali che regionali, e che in alcuni casi è stato già digerito, creando appunto quell'effetto paradossale che è appunto il paradosso della semplificazione. Quindi la semplificazione in alcuni casi diventa come una complicazione. Appunto adesso stavo leggendo, come diceva il collega, il dottor Carlo Magno, immagino, appunto diceva troppe piattaforme d'ufficio che non dialogano. Esatto. E questo è un problema, nel senso che fino ad ora non abbiamo risolto questo problema fondamentale, che è quello della capacità di far dialogare tra di loro le varie piattaforme. E questo si è complicato perché le piattaforme nel frattempo sono aumentate, sono proliferate, perché ciascuna amministrazione ha cercato di organizzarsi da sola, anche, come dire, facendo un effetto virtuoso, che è quello appunto di ad organizzarsi. Un secondo rischio derivante dall'eccesso normativo è il fatto di determinare un'incertezza applicativa generale. Cioè neanche gli operatori di settore riescono più a stare al pari delle modifiche normative che intervengono continuamente. Ne è un esempio sicuramente emblematico il settore ambientale. L'ambiente, sia perché lo ritroviamo nell'ambito degli obiettivi del CNIE, sia perché lo ritroviamo nell'ambito della missione 2 del PNRR, sia perché le procedure che si estrinsecano all'interno del settore ambientale sono oggettivamente procedure complesse, che richiedono la partecipazione di soggetti diversi, collocati a diversi livelli di governo, e che prevedono la valutazione di tutta una serie di interessi che a loro volta sono complessi. Richiedono e sono stati all'attenzione del legislatore, attenzione frenetica e spasmodica del legislatore, per cercare di ridurle, modificarle, ingegnerizzarle, ridurre i termini. E queste modifiche però tendono a, come dire, sovrapporsi in un modo tale che chi deve applicare la norma, quindi chi in concreto è chiamato a rispondere alle richieste dei privati di attivare una procedura, non sa o rischia di non sapere quale sia la disciplina corretta. E vi dicevo, questo è l'esempio emblematico, perché se pensiamo, adesso poi ve lo dimostro perché nelle slide le ho riportate, alcune delle modifiche che hanno interessato ad esempio la procedura di valutazione di impatto ambientale, o tutte le modifiche che si stanno ancora producendo in sede di conversione del DL17 sui procedimenti FER, quindi proprio i procedimenti legati alle energie rinnovabili. E quindi tutte le varie modifiche, appunto, anche legate ai diversi regimi amministrativi, che possono, quindi le procedure, che possono essere applicati a casi diversificati. Perché sapete, c'è una pletora di ipotesi possibili che si possono realizzare in base alla dimensione, in base a dove viene collocato lo strumento, l'impianto, insomma tutta una serie di variabili che determinano l'applicazione di una procedura rispetto ad un'altra. Ok, quindi un'incertezza applicativa pazzesca, che è un dato di fatto, e questa incertezza applicativa è alimentato appunto da quello che vi dicevo in precedenza, quello di non avere una visione unica, strategica su determinati settori, che può essere, non so, appunto il rinnovabile, oppure l'ambiente, oppure non so, le bonifiche,
politiche, cioè una strategia univoca e unica che, dalla quale far discendere le varie disposizioni di settore, siano esse di semplificazione, siano esse invece di, diciamo, di contenuto di sostanziali. Quindi questa assenza di visione strategica continua ad alimentare appunto questa mania esagerata di emanare leggi in continuazione. Esatto, come diceva appunto condividono anche altri colleghi che adesso sto leggendo. Questo è un problema veramente che sta diventando impegnativo. In più vi riporto qua appunto un esempio che una procedura che sicuramente è sempre stata oggetto di attenzione in termini di lungaggini sui tempi è la procedura di valutazione di impatto ambientale, che è una procedura che è stata da sempre considerata una procedura simbolica per rappresentare le lungaggini e i vincoli procedimentali cui sono sottoposte le imprese nazionali. Si tratta infatti di una procedura, come dicevamo, complessa, che è complessa per una serie di motivi, non fosse altro, ve ne dico uno, ma insomma voi, il fatto che questa procedura ha in sé una componente istruttoria tecnica e una componente invece di istruttoria, diciamo così, pubblica, o meglio, essendo una procedura che ha a che fare con dei progetti che impattano sull'ambiente, deve essere sottoposta alla consultazione pubblica, quindi deve essere portata a conoscenza del pubblico. Questo fa sì che ci siano dei passaggi proprio procedimentali ineliminabili, ineludibili, perché la consultazione è una fase appunto essenziale nell'ambito di questa procedura, ce lo dice l'Unione Europea, così come l'Unione Europea ci dice che è essenziale che questa procedura venga sempre emanata all'interno con un atto espresso. Quindi non ci può essere uno strumento di diciamo di semplificazione come penso ovviamente in particolare al silenzio assenso, all'istituto del silenzio assenso su questo procedimento, perché è necessario che ci sia una valutazione espressa, e anche perché all'interno di quella valutazione, la valutazione non dice semplicemente come dire sì o no, facendola in termini molto semplicistici, ma all'interno del provvedimento di valutazione di impatto ambientale le amministrazioni indicano le condizioni attraverso cui, meglio, le condizioni che devono essere apportate al progetto da parte del soggetto che ha presentato il progetto stesso per essere coerenti, quindi per essere in compliance, direbbero gli inglesi, con le richieste fatte dalle amministrazioni. Allora, quindi questa è una procedura che è stata oggetto di attenzione da parte sia delle amministrazioni sia da parte delle associazioni imprenditoriali, proprio come esempio, baluardo, potremmo anche dire, delle lungaggini burocratiche. Che cosa è successo quali sono state rispetto a questa procedura? Allora, in estrema sintesi vi ho riportato qua, proprio perché, come vi dicevo all'inizio, non sto in questo nostro difficile percorso della mattinata, in realtà io non volevo entrare nel dettaglio delle misure di semplificazione, ma volevo condividere con voi appunto delle strategie in termini generali. E quindi qui vi riporto alcuni degli elementi essenziali per farvi capire che cosa sta accadendo con l'esempio dell'eccesso normativo. Allora, guardando gli ultimi, cosa è successo nell'ultimo biennio, qui c'è un errore perché il 76 è del 2020, quindi scusatemi, il DL 76 del 2020 è il primo atto con cui si fa si interviene in modo sostanziale all'interno della disciplina della procedura di valutazione di impatto ambientale, e lo si fa dicendo in quel momento l'attenzione principale era il PNIEC, perché il PNRR era ancora in corso di definizione,
E quindi si dice, guardate che per gli interventi, per i progetti che sono finalizzati a realizzare gli obiettivi del PNIEC, quindi ancora una volta parliamo principalmente di rinnovabili, si deve utilizzare, si deve creare una procedura che veniva definita di fast track, cioè una procedura velocizzata. Questa procedura velocizzata deve passare a livello statale come dire, deve prevedere dei meccanismi di velocizzazione. Questi meccanismi di velocizzazione facevano leva soprattutto sulla costituzione di una nuova commissione tecnica all'interno del Ministero della Transizione Ecologica, che quindi si aggiunge alla tradizionale commissione via VAS presente, già esistente nell'ambito del Ministero per svolgere l'istruttoria tecnica rispetto appunto ai progetti e per rilasciare predisporre la bozza del giudizio di compatibilità ambientale. Per chi non lo sapesse, quindi abbiamo detto che questa è una procedura particolare perché appunto c'è sia la fase delle consultazioni, sia la fase della consultazione dell'istruttoria tecnica, che quindi è affidata ad un organo specifico, che a livello statale appunto tradizionalmente è questa commissione via VAS, e tradizionalmente l'ulteriore elemento che caratterizza questa procedura è che la firma del decreto di adozione del provvedimento di via avveniva ad opera del ministro della transizione ecologica di concerto con il ministro dei beni culturali. Che cosa quindi è stato fatto nel 2020? Nel 2020 si dice aggiungiamo a questa commissione una commissione tecnica che operi solo nell'ambito dei progetti che afferiscono al PNIEC, per individuare quali sono questi progetti, secondo il legislatore del 2020, si dice spetta al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri individuare quali sono questi progetti in concreto. La commissione tecnica aveva, perché si pensa a duplicare la commissione via VAS e farne un'altra? Perché la commissione via VAS tradizionalmente si riunisce a cadenza periodica perché non è composta da persone che svolgono a tempo pieno quell'attività, ma appunto viene svolta come attività ulteriore rispetto ad un'attività principale. Quindi questo fa sì che i tempi necessari per svolgere l'istruttoria tecnica si allunghino notevolmente. Al contrario, si dice la commissione, se c'è una commissione tecnica che opera espressamente solo su questo, quindi il cui personale fa solo questo tutto il giorno, sicuramente può rendere più veloce, più spedite il rilascio del giudizio di compatibilità ambientale. Inoltre, si dice che questa commissione deve essere composta da un numero massimo di 20 unità con almeno 5 anni di esperienza, e si dice che le persone che compongono questa commissione devono essere scelte solo tra il personale già operante presso altre amministrazioni e vengono individuate come il CNR e l'Istituto Superiore della Sanità, l'ISPRA, insomma altri settori specifici. Poi viene superato appunto l'idea del concerto e quindi si abbassa il livello di scambia il livello di competenza per adottare il giudizio di compatibilità ambientale che viene affidato ai rispettivi direttori generali del MITE e del MIC, e poi viene prevista una disciplina unitaria sui poteri sostitutivi. Quindi si dice se la commissione o i direttori generali non adottano, allora a questo punto entra in gioco il responsabile del potere sostitutivo. Quindi è un potere sostitutivo che va ad agire sia in caso di inerzia della commissione, che quindi non chiude i propri lavori nei tempi indicati, sia nel caso in cui invece a ritardare siano i direttori generali del MITE e del MIC. Se questo è quello che accade nel 2020,
nel 2021 con il DL 77, e il DL 77 va ad incidere nuovamente sulle stesse discipline del codice dell'ambiente e modifica, seppur in parte, la procedura di valutazione di impatto ambientale. Ora, quello che volevo farvi, dopo aver, come dire, sparato a zero e condiviso con voi il fatto che l'eccesso normativo sicuramente è un elemento negativo, perlomeno è negativo per come è diventato nel nostro ordinamento giuridico, va anche considerato che in alcuni casi, se il legislatore torna a legiferare una certa normativa, può farlo anche perché si rende conto di doverla migliorare. Ad esempio, mentre in precedenza con il DL 76 si prevedeva che dovesse essere appunto un decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri da adottare su proposta del MIT, del MISE, del MIMS, del MIT, praiente con conferenza unificata, quindi capite con lunghi tempi di adozione, con il DL 77 il legislatore si rende conto di dire no, così allunghiamo troppi tempi, allora dobbiamo individuare già da subito un primo set di progetti che devono essere sottoposti all'attenzione di questa nuova commissione. Quindi all'allegato del DL 77 del 2021 troviamo questo elenco, questo primo elenco, anche molto corposo, di progetti che potevano già essere presentati direttamente nella nuova commissione. In più il legislatore aggiunge, come dire, una clausola di flessibilità, prevedendo che sia che se lo richiede almeno una delle commissioni parlamentari competenti, pensiamo a quella ambientale, in particolar modo a maggioranza dei 2/3 dei suoi componenti, le tipologie dei progetti attuativi del PNIEC, che appunto sono individuati direttamente dal legislatore nel DL 77, all'allegato 1 bis del DL 77, possono essere modificati. Quindi, come dire, che quell'elenco non è un elenco chiuso, ma è un elenco che può essere aperto e può essere modificato. E questo sicuramente è un elemento che, vedete, quindi in alcuni casi il legislatore torna. E torna però in una prospettiva di miglioramento. Il problema è qui, come dire, per appunto dimostrare la complessità della situazione, è che spesso la velocità e l'urgenza che si legano alla redazione di un disegno, di un DL, possono non fare immediatamente mettere a fuoco degli aspetti che probabilmente invece con i tempi, diciamo, più lunghi di una procedura legislativa si sarebbe potuto fare. Poi vengono apportate altre diciamo, modifiche di dettaglio che però trovate nelle slide e che, visto il tempo che ci rimane a disposizione, salterei. Quello che mi passiamo invece ad un altro aspetto importante di quelle caratteristiche della strategia di semplificazione, ovvero l'assenza di una struttura di coordinamento a livello centrale a presidio della semplificazione. Allora, qua è una cosa, diciamo, un po' particolare, nel senso che si parla tanto, abbiamo visto, di semplificazione, la semplificazione legata al miglioramento della pubblica amministrazione, il PNRR cita la semplificazione, cita l'accelerazione, insomma, come dire, parliamo tutti di semplificazione, le norme in particolar modo parlano di semplificazione. Che cosa, se questo è vero, quello che ci saremmo tutti aspettati avrebbe dovuto essere una struttura, diciamo, forte e stabile a presidio della semplificazione. Che cosa è stato previsto? Allora, vediamo che cosa dice la norma. La norma di riferimento è il DL 77, perché il DL 77 del 2021 è intitolato proprio la prima parte del titolo alla governance del PNRR. Nell'ambito di questa governance noi troviamo tre soggetti fondamentali, uno soggetto nuovo e due soggetti già conosciuti e già presenti nell'ambito del nostro ordinamento. Questo è il nuovo soggetto, ovvero l'unità per la razionalizzazione e il miglioramento della regolazione, che è appunto una struttura di missione inserita nell'ambito della governance del PNRR. Le attività e i compiti di questa unità sono quello di individuare innanzitutto gli ostacoli normativi
all'attuazione del piano. Quindi viene affidato a questo soggetto di fatto l'obiettivo di semplificazione normativa. Tra l'altro, oltre ad individuare questi ostacoli normativi all'attuazione del piano, può proporre rimedi per raccogliere appunto le richieste con cui si possono esercitare i poteri sostitutivi nei confronti dei soggetti attuatori, sempre nell'ambito del PNRR, rimasti ancora inadempienti. Quindi vedete un po' la logica che ha spinto il legislatore a creare questa unità era quello di prevedere uno strumento che potesse in qualche modo presidiare il conseguimento dei risultati che appunto poi sono scanditi nell'ambito dei tempi e delle milestone, come dicevamo in precedenza, indicati e che accompagnano, no, le singole azioni del PNRR, e appunto sollecitare, per sollecitare e per garantire che soprattutto dal punto di vista, ancora una volta, normativo, le amministrazioni siano poste nelle condizioni di realizzare quegli obiettivi e farlo nei tempi indicati. Sul piano invece della semplificazione procedimentale, il DL 77 fa riferimento a due strutture invece già note. Uno è l'ufficio per la semplificazione e la sburocratizzazione, l'ufficio in cui appunto paradossalmente io da oggi sto cercando di fare questo webinar, quindi come dire, anche qui dobbiamo semplificare alcune cose. Comunque l'ufficio ha detto, è l'ufficio di Line del Dipartimento della Funzione Pubblica che svolge proprio l'attività di il presidio sulla la semplificazione procedimentale. E qui vi ho riportato alcuni dei compiti che sono stati invece appunto affidati nell'ambito del PNRR. All'ufficio per la semplificazione, che quindi appunto è l'ufficio di Line del Dipartimento della Funzione Pubblica, quindi proprio un servizio del Dipartimento della Funzione Pubblica, fa poi eco l'ufficio, un altro soggetto che è l'unità per la semplificazione. Questo è un soggetto particolare, una struttura particolare, perché ovviamente in precedenza era chiamata unità per la semplificazione e la qualità della regolazione. Poi appunto il termine la qualità della regolazione viene meno perché questa diciamo, competenza è stata affidata all'unità che abbiamo visto in precedenza. Ma vi dicevo, è una struttura particolare perché è una struttura di missione istituita diciamo formalmente presso la Presidenza del Consiglio, ma in realtà collocata all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica. Quindi in realtà troviamo che all'interno del Dipartimento della Funzione Pubblica convivono al loro interno due strutture che si occupano, si dovrebbero occupare di semplificazione. E la convivenza tra questi due organi è una convivenza molto opaca, nel senso che non è chiaro quali siano i limiti di demarcazione di uno rispetto alle azioni dell'altro, che di fatto vengono lasciate alla discrezionalità delle figure apicali del Dipartimento, figure apicali riconosciute nel capo di gabinetto e nel capo dipartimento, che sono le due strutture a capo, le due figure a capo delle due strutture, ovvero il capo dipartimento e a capo dell'ufficio di Line, mentre il capo di gabinetto è di fatto quello che gestisce l'unità per la semplificazione. Questo rispetto al governo della semplificazione procedimentale posso dire che è stato un'occasione persa, perché il legislatore avrebbe potuto, per prendere la palla al balzo, chiarire i rapporti tra queste due strutture, non solo chiarire i rapporti tra queste due strutture, ma avrebbe potuto decidere quale rafforzare e se e quale rafforzare, cosa che invece non è stata fatta. Anche dal punto di vista, come dire, sul piano pratico operativo, nessuna indicazione in tal senso ci viene possibile derivarla diciamo, dalle scelte pratiche, perché ad esempio, allo stato attuale, perlomeno, l'ufficio per la semplificazione è uno dei pochi uffici che
che a cui sono stati ancora destinati, come dire, risorse, ad hoc, per il rafforzamento e per l'adozione e per la realizzazione delle azioni previste in precedenza e che sono contenute nel PNRR, cosa anche questa analoga considerando la rilevanza che viene data all'attività della semplificazione. L'aspetto che voglio considerare con voi rispetto alle strategie di semplificazione e che diciamo vorrei condividere con voi, ed è sempre in realtà legata a questa smania del legislatore di intervenire attraverso le norme, è quello di adottare misure, quelle che ho chiamato misure di rassicurazione. Cioè si tratta di misure che in realtà fanno riferimento in alcuni casi, come dire, rassicurano a mio avviso in particolar modo i responsabili del procedimento, quindi coloro che portano avanti la procedura e che sono chiamati all'adozione del provvedimento finale, a poter effettivamente adottare gli istituti di semplificazione che esistono e che sono già presenti nel nostro ordinamento. L'esempio più emblematico in tal senso è sicuramente quello portato dal silenzio assenso. L'istituto del silenzio assenso è un istituto che ha fatto e fa moltissima fatica a trovare applicazione, non solo per come è stato concepito nell'ambito ed è stato modificato più volte nell'ambito della legge generale sul procedimento, ma perché di fatto sconta un limite fondamentale che è quello per cui i responsabili del procedimento, soprattutto di quei procedimenti complessi che richiedono la partecipazione di altri, del parere, rilascio di altri atti di assenso comunque denominati da parte di altre amministrazioni, spesso non se la sentono, diciamo così, di assumere una decisione in assenza di quell'atto. Allora qui, anche perché poi trovate le slide nel dettaglio, quello che voglio dire è questo. L'istituto del silenzio assenso nasce in realtà non tanto come un istituto di semplificazione, o meglio, l'effetto che produce un effetto di semplificazione, ma nasce in qualche modo per colmare una lacuna di fronte a che cosa? All'inerzia dell'amministrazione. Allora si dice, siccome decorso il termine per il rilascio del provvedimento, io soggetto che ho richiesto l'istante, non so che cosa sta facendo l'amministrazione, cioè se il decorso infruttuoso del termine derivi dal fatto che il responsabile del procedimento si è dimenticato del procedimento, il responsabile del procedimento sta svolgendo ancora l'istruttoria, il responsabile del procedimento sta aspettando un'altra, può dipendere da tante variabili. Allora, per far sì che quell'inerzia in qualche modo sia collegata ad una, diciamo, fornisca una risposta, è stato appunto introdotto questo meccanismo di finzione giuridica che è quella del silenzio assenso, ovvero appunto di attribuire al silenzio la qualifica di rilascio di atto di assenso. Abbiamo detto che però negli anni questa disciplina, nonostante sia introdotta da 30 anni praticamente, seppur con le diverse modifiche che l'articolo 20 ha seguito nei 30 anni di adozione della legge generale sul procedimento amministrativo, o viene molto raramente posta in essere, anche perché dall'altra parte troviamo l'istante che in realtà non è contento di avere il silenzio assenso, cioè l'impresa che richiede il rilascio di un provvedimento finale, ma la stessa cosa anche il privato cittadino preferisce che la pubblica amministrazione rilasci il pezzettino di carta, cioè la pezza d'appoggio necessaria per poter dimostrare di poter svolgere l'azione che richiede il rilascio di un provvedimento amministrativo espressamente. Quindi, come è un istituto che in qualche modo non piace né alle amministrazioni né alle imprese. E allora il legislatore ha introdotto e si sta continuamente arrovellando per cercare di far funzionare questo istituto che di fatto probabilmente non piace a nessuno. E qui trovate alcuni,
2020, in cui si è arrivato, vedete, dal 34 del 2020 è stato previsto l'obbligatorietà ad adottare il provvedimento conclusivo, cioè che è già un principio del nostro, che già è previsto dall'articolo 2 della legge generale sul procedimento amministrativo, ma viene ripetuto. Quindi si dice che comunque il responsabile del procedimento, nell'ambito di queste ipotesi, che sono la conferenza di servizi e il silenzio tra pubbliche amministrazioni, è tenuto ad adottare il provvedimento conclusivo entro 30 giorni dal formarsi il silenzio assenso. Quindi, come dire, ma se c'è il silenzio assenso, allora io non la devo emanare il provvedimento conclusivo. Quindi rinnegando la natura stessa del principio stesso. Con il 76 viene introdotto invece il principio dell'inefficacia degli atti tardivi, che è strumento per cui non tanto nella logica, ma quanto nella terminologia utilizzata. Che significa inefficacia degli atti tardivi? Forse era più semplice dire, ma sicuramente in realtà il legislatore voleva dire la nullità degli atti tardivi, perché l'inefficacia presuppone che in realtà quegli atti entrino nell'ordinamento giuridico anche se non producono i loro effetti, quindi sono esistenti, quindi creando un problema successivo. Quindi vedete, come dire, anche spesso la scarsa attenzione fatta. Ah, qui forse ho questo qua, l'ho ripetuto, scusate, e poi è prevista anche il fatto di nel 77 prevede invece il fatto che si venga rilasciato su richiesta dell'istante un'attestazione dell'intervenuto decorso dei termini di conclusione del procedimento. Quindi, in qualche modo, per rendere usufruibile, diciamo così, spendibile sul mercato la richiesta fatta da parte dell'istante a ottenere un certo titolo abilitativo e il fatto che quindi sia decorso inutilmente il termine e la norma associa a quel termine il silenzio assenso, può essere in qualche modo dimostrata dal rilascio di quell'attestazione. La cosa interessante è quello che viene previsto dopo, ovvero si dice che se nel termine di 10 giorni della richiesta, quindi io istante che ho fatto la domanda, vedo che decorre il termine del procedimento, chiedo di rilasciare questa attestazione, se dopo 10 giorni non viene rilasciata, io istante posso, attraverso il rilascio di una dichiarazione sostitutiva, fare l'attestazione, quindi fare in autonomia quell'attestazione. Capite che come fa il privato? La vedo, come dire, una strada difficilmente percorribile sul piano operativo. Cioè, qual è il privato che si assume la responsabilità di adottare quello strumento? Cioè di dichiarare, scusate, sotto la pena della responsabilità penale in base a quanto è previsto dal 445 della DPR 445 del 2000, che sono state rispettate le condizioni per cui era necessaria l'autorizzazione? Mi sembra quindi, come dire, uno strumento che è stato introdotto, ma che di fatto non è effettivamente non è effettivamente abilitante. Allora, qui in realtà noi siamo arrivati a mezzogiorno. Molto velocemente, 2 minuti sulle ultime slide. Quali sono le trappole da evitare, secondo me? Allora, innanzitutto posso dire che il PNRR rappresenta un'occasione, o meglio, potrebbe rappresentare un'occasione formidabile. Un'occasione che a mio avviso non deve assolutamente essere sprecata. Perché? Perché si sono realizzate all'interno del PNRR delle condizioni che fino ad oggi noi non avevamo, ovvero la disponibilità finanziaria ad adottare i cambiamenti necessari, perché comunque non ci prendiamo in giro, è necessario un intervento finanziario forte per rafforzare le risorse sia umane sia tecnologiche sia organizzative delle amministrazioni pubbliche italiane, soprattutto di alcune, ovvero di quelle più fragili. Il secondo è il fattore tempo. Per la prima volta la semplificazione può avere una prospettiva e deve avere una prospettiva che superi la logica che fino ad ora è stata adottata, ovvero quello del tutto e subito, perché come dire, è un messaggio che piace a tutti.
spendere dal punto di vista politico. E questo punto si collega a questo ulteriore aspetto, ovvero che il PNRR di fatto rappresenta per la prima volta un programma a proiezione pluriennale, ovvero quella nostra incapacità storica di programmare gli interventi normativi, con il PNRR invece ce l'abbiamo, perché noi con il PNRR abbiamo di fatto programmato quali sono gli interventi da qui al 2026. Quindi, come dire, abbiamo recuperato una logica che guarda ad un tempo più lungo, quindi ad un tempo la cui attuazione di queste misure è adeguato per verificarle, per attuarle e per implementare le misure di semplificazione nel modo corretto. Se quindi il PNRR ha potenzialmente le condizioni necessarie per realizzare le semplificazioni e quindi per veramente portare a casa e portare il risultato di miglioramento di qualità della nostra pubblica amministrazione, ci sono però delle trappole che dobbiamo evitare. Di queste trappole io me ne segnalo alcune. La prima è confondere la complicazione con la complessità. La complicazione è quando uno schema procedimentale è eccessivamente articolato, si richiede ingiustificatamente un numero di atti, oppure ci sono una serie di passaggi che non sono più giustificati o che possono essere realizzati in un modo diverso. Allora, in questo modo, la semplificazione può essere realizzata tramite l'eliminazione di questi passaggi. Cosa ben diversa però è la complessità. La complessità è legata alla cura dell'interesse pubblico e quando quella cura dell'interesse pubblico, come quello ambientale, cui spesso abbiamo fatto riferimento, porta con sé una molteplicità di interessi, sia di natura privata, sia di natura pubblica, e di interessi che spesso sono confliggenti tra di loro, allora qui in questo caso non è tagliando che si risolve, ma qui la semplificazione dovrebbe avvenire in un modo diverso. E allora dovrebbe avvenire facendo probabilmente una riflessione generale sulle competenze. È ancora necessario che ci sia una così forte frammentazione della tutela di uno stesso interesse tra tutti i livelli di governo, tra tutte le amministrazioni presenti nel nostro ordinamento? Oppure ci sono dei casi in cui è possibile eliminare, tagliare quindi le competenze a determinate amministrazioni? Ma è una riflessione che richiede del tempo. Non può essere fatta attraverso una riduzione di un termine procedimentale o l'eliminazione di una fase procedimentale. Quindi è molto importante stare attenti a non confondere i due aspetti. La seconda, la spinta a fare da soli. L'assenza, e qui si ricollega all'assenza di una cabina di regia forte e stabile sulla semplificazione. Ciascuna amministrazione, se fino ad oggi in realtà non era molto interessata all'amministrazione, con il PNRR ciascuna amministrazione torna a parlare ed è interessata a parlare delle proprie procedure, a semplificare le proprie procedure, perché è così che richiede il PNRR. Ma in assenza di un'unica cabina di regia significa che sulla stessa procedura, utilizzo ancora l'esempio della valutazione di impatto ambientale, possiamo avere misure di semplificazione del MITE, del MIC, del MINPS, che magari non si parlano tra di loro. Quindi questo, in associazione dell'assenza di una cabina di regia forte, rischia di produrre quell'effetto caotico e di complicazioni di cui abbiamo parlato in precedenza. L'ultimo è la scarsa attenzione al nudraggio. Dobbiamo evitare di compiere questo errore. Il tempo di dobbiamo adottare, dovremmo, come dire, adottare norme con calma, ma soprattutto dovremmo darci il tempo e dare alle amministrazioni il tempo di implementare correttamente quelle norme di semplificazione, perché piuttosto che rincorrere le numerose norme che vengono adottate, altrimenti continuiamo ad operare come abbiamo fatto negli ultimi 20 anni e perderemo un'occasione fondamentale. Io mi scuso per il ritardo, di aver sforato i tempi, mi scuso per il disagio che ho creato a tutti voi per non essere riuscita ad ottenere una postazione ideale sin dall'inizio. Vi ringrazio tutti quelli che hanno, come dire, hanno avuto Va bene.
Oggi è destino che non riusciamo a sentire i saluti della dottoressa Benedetti, però finora siamo riusciti finalmente a portare a termine, lei è riuscita a portare a termine e direi in modo assolutamente brillante e eccezionale questa presentazione. Girerò poi tutti i vostri complimenti alla dottoressa Benedetti. Noi vi ringraziamo tantissimo perché nonostante i ritardi e le difficoltà, siamo stati veramente tantissimi in aula e abbiamo apprezzato sia la presenza che la vostra partecipazione. E ancora c'è qualcuno che non sente nulla? Al momento non sentiamo la dottoressa Benedetti, ma a questo punto è caduta la sua connessione. Vi ricordo che nel pomeriggio avrete all'indirizzo di Eventi PA che vi ho già segnalato, quindi sul sito dove vi siete iscritti, la registrazione della giornata e vi garantisco che per chi ha avuto tantissimi problemi di audio, con la registrazione credo potrà recuperare i brani persi perché l'audio non era così, diciamo così, così poco sufficiente. Anzi, e le slide presentate. Quindi su Eventi PA trovate tutto. Vi verrà attestata la presenza entro domattina. Riceverete una mail che vi comunicherà questo. Dopodiché potete andare nella sezione Miei eventi, compilare il questionario anonimo di gradimento e a quel punto scaricare l'attestato di iscrizione al webinar. Vi do appuntamento alla prossima settimana e vi ringrazio ancora. Buon proseguimento di giornata.